Sì, mi dica, eccomi. Sì? Allora, io sto chiamando riguardo il trading online. Ti volevo solamente presentare un attimo la nostra società di trading. Sì, mi Forse dica. sei un attimo. Ok. Vabbè, la nostra società si chiama Toreg Grand, è una società con la sede sia anche in Svizzera che in Londra. Ha tutte le copie di valute, euro, dollaro, pound, giapponese, eccetera, sulle materie prime, zucchero, caffè, olio, petrolio, gas Ah, naturale. ok, ma E quindi, l'unica. aspetta, scusi, scusi, avete molte valute, è compreso anche il Bitcoin? No, perché io Esatto. le spiego, io occupandomi prevalentemente di smercio illegale di armi e sfruttamento minorile della prostituzione, non posso pagare in euro, cioè posso usare solo una moneta non tracciabile, che è appunto il Bitcoin. Quindi lei mi garantisce che si può usare Bitcoin? Io lavoro solamente per questo, però ho la mia collega, una mia amica che lavora solo per il Bitcoin. Anche io Quindi ho sono con. il mio cugino che lavora nel Bitcoin. Lui è in Italia oppure all'estero? Dov'è? No, 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 è all'estero, è la regione di Tamriel, non so se la conosce. Lei c'è la possibilità anche di navigare su internet? Guardi, sì, però solo dalle 6 del pomeriggio perché allora in pratica in casa io mi attacco l'elettricità ai pali della luce e finché non si accendono i pali della luce non ho l'elettricità internet. Due Che pinze, bello! capito? Ha fatto molto molto bene, ormai quando non ti serve. Esatto. Wow, soprattutto perché voi pagate tantissime tasse, diciamo, in Italia, soprattutto per luce e gas. Esatto. Beh, infatti ho terminato. Non so se lei ha qualche Ma ha domanda chiesto di più cosa mi particolare. occupo, Mir. Ok. Sì. L'occupazione principale è, cioè, io sarei l'uditore della Confraternita Oscura. Cioè, sono stato per qualche tempo anche uno dei maggiori contribuenti per l'industria Orzin, che non so se conosce. L'industria Orzin, in pratica, è una delle principali industrie per la, diciamo, produzione di cloni da usare come armi belliche. Mai sentito uno che ha questo mestiere, cioè praticamente sei il primo. Perché sempre mi capitano pure autisti, oppure avvocati, giudici, così. Sai, più che altro sono le soddisfazioni, dai, comunque quando un esperimento di clonazione va a buon fine è sempre, tipo adesso recentemente abbiamo creato la nuova specie di, l'abbiamo chiamata il Flashbone, che è uno praticamente dei maggiori obiettivi raggiunti dalla nostra azienda, diciamo è stata una grossa soddisfazione. Importante che sei io tranquillo, sei contento con il lavoro che faccio. Ma Mi mi chiami, dica, mi chiami a casa per prendere il telefono. lei ha famiglia, figli, sposata? Io abito qua in Londra con i miei genitori ancora, anche un fratello. Ah, Non sono ancora fidanzata, ok. quindi non sono sposata ancora. Va bene, ma allora, Sono andata lì in studio qua. scusi, ma allora la posso invitare a cena sul via? Dove? Io sono a Londra. Vabbè, voglio dire, si prende, cioè avrei in azienda una C130 pronta all'utilizzo, cioè arrivo. Ah, va bene, perfetto. Allora, affare fatto, appuntamento programmato. I got